It's a kind of magic. It's a kind of magic. Da poco terminata l'undicesima giornata di ritorno della gara, che vedeva il Gravina scendere qui in campo al Dilido di Biceglie contro l'Unione, il Gravina accoglie un importante pareggio in una gara importante ai fini della classifica per continuare quel sogno che il Gravina sta inseguendo da inizio campionato. Siamo qui in compagnia con mister Loseto. Mister, una gara importante vissuta in un clima del tutto particolare per la chiusura del Dilido, ha precluso probabilmente uno spettacolo nello spettacolo, quello che poteva essere questa gara con tutto il seguito di grevinesi che magari potevano sostenere ed incitare ancora di più la squadra. Sì, magari potevamo soffrire magari di un apporto di pubblico maggiore, però sinceramente queste sono problematiche che vanno al di là di quello che compete il mio ruolo. Hanno deciso di fare in questa maniera e ci siamo adeguati. Siamo venuti qua a Biceglie per poter disputare una buona partita e magari riuscire a far nostra l'intera posta, però sapevamo che avevamo di fronte una compagine ben organizzata, anche ferita da come è maturata la sconfitta a Corato domenica scorsa. Credo che non abbiamo fatto mancare la nostra voglia, la nostra determinazione, costruendo una gran mole di gioco, concretizzando poco ed essendo stati anche un po' sfortunati, però alla fine credo che vada bene così il risultato. Dice bene della gara Gravina, che ha fatto la partita, ha provato a vincere, ha provato ad ammazzare il campionato anche in virtù della sconfitta del Corato di stamattina. Veramente un pizzico di frenesia di troppo, anche soprattutto nella ripresa, quando la squadra poteva sfruttare meglio la superiorità numerica? Ma no, non credo. Noi siamo stati bravi a essere lì presenti sempre nella loro metà campo, non siamo stati fortunati, vedi la traversa di Albano, il tiro di Daniele Sisalli. Credo che loro si siano organizzati bene quando sono rimasti in 10. Comunque è sempre difficile giocare contro una squadra che magari si deve difendere un attimino, che magari poi l'hanno impostata sulla difensiva anche se non hanno rinunciato a giocare. Però il campo sicuramente non ha facilitato il nostro gioco, però ripeto, sono contento del fatto che abbiamo creato 4-5 palle gol. La grande rosa, come ha detto più volte lei nelle scorse interviste, che la società le ha messo a disposizione, le ha permesso di schierare una formazione con Cardano prima terzino destro, poi terzino sinistro, Sisalli davanti, poi l'avvicendamento con Gilfone probabilmente poteva dare qualcosa in più, poi quell'infortunio ha frenato il Gravina, perché Gilfone negli ultimi 20 minuti poteva dare quel qualcosa in più che forse è mancato per vincere la partita. Sì, sicuramente, magari Rino se fosse entrato e non si fosse fatto male subito, credo che avrebbe inventato qualcosa e ci avrebbe dato la possibilità di essere più incisivi, no? Però alla fine è detto bene, disponiamo di una grande rosa, chi giochi dà sempre il suo contributo. La domenica per me è sempre un grattacapo riuscire a mettere su una grossa formazione, però convinto del fatto che sono dei grossi giocatori, dei grandi atleti, dei grandi uomini, questo mi rende un attimino un po' più facile la scelta dei vari uomini. Intanto mercoledì si ritorna in campo, si recupera quella gara non disputata col Monte Sant'Angelo che verrà a Gravina, sarà la grande occasione per dare uno schiaffo al campionato. Non possiamo sbilanciarci nel dire di chiudere la pratica, però una vittoria mercoledì peserebbe molto di più su questo campionato. Dobbiamo essere determinati sin dal primo minuto, sappiamo che dobbiamo giocare per un unico risultato, perché riuscendo a fare l'intera posta in palio credo che sia una patosta a livello mentale verso chi ci insegue. Ci darà lo slancio per poter portare avanti questo finale di campionato, dove tutti magari ci aspetteranno e ci vorranno fare la sgambetta, però noi siamo gente esperta, siamo gente di calcio, sappiamo come fare e credo che alla fine, se continuiamo ad essere quelli che siamo negli ultimi tempi, riusciremo a centrare un bel obiettivo. Nel post partita della gara fra Unione Calcio Biceglie ed FBC Gravina siamo con Vito Baldassarre, difensore centrale del Gravina. Vito, anche oggi il Gravina è riuscito a portare a casa un risultato importante e prezioso per il proseguo di questo campionato. Sì, oggi era una partita importantissima dove non potevamo perdere, tantomeno lasciare i punti, soprattutto per la sconfitta del Corato a Bitritto.
quindi per noi era realmente una finale questa qui. Alla fine il pareggio ci sta bene, abbiamo rosicato un altro punto sul Corato e sul Bicelli siamo rimasti, i punti sono rimasti invariati, quindi ci è andata bene, insomma, meritatamente. Probabilmente anche il fatto di poter giocare su due risultati su tre ha influito nello sviluppo della gara del Gravina, dove nonostante nella ripresa si sia giocati con un uomo in più, l'intelligenza della squadra non vi ha fatto sbilanciare a cercare quel gol, l'ossessione di quel gol per vincere questa partita? No, vabbè, comunque non abbiamo pensato, ci siamo tolti dalla mente i due risultati su tre, abbiamo giocato come ogni domenica per cercare di portare la vittoria dalla nostra parte. Poi inconsciamente comunque sapevamo in cuor nostro che avevamo due risultati su tre, quindi eravamo un po' forse un po' più tranquilli e via, insomma, questo. Dicevamo domenica scorsa con Cirumbriello, il Gravina continua a non subire reti, anche quest'oggi la porta del numero uno gravinese è rimasta inviolata, oltre 700 minuti di imbattibilità, la difesa che guidi tu insieme a Kessa, Massimo e tutti gli altri, sta facendo davvero bene in questo periodo. Ricordiamo che nel girone di ritorno solo a Canosa il Gravina ha subito gol, è motivo d'orgoglio per tutta la squadra ma soprattutto per voi del pacchetto arretrato. Sì, infatti per me difensore è veramente una cosa bella, insomma, essere la squadra meno battuta. Sì, siamo partiti il giorno d'andata che non eravamo tra le migliori difese, però adesso grazie all'apporto appunto anche di Massimo e di tutti i difensori che comunque fanno parte dell'FBC Gravina, insomma, ci permette di essere una delle migliori, la miglior difesa, insomma, del campionato. Mi fa veramente, sono solamente grato, insomma, di questo risultato. Spero che continui, insomma.